a tutti e bentornati su MTV. Buon San Valentino a tutti. San Valentino è fra soli 2 giorni e quindi è proprio in occasione di questa festività che ho deciso di realizzare per le ragazze a cui piacciono i miei video dedicati a trucco e moda, questo video che possa esservi, diciamo, di ispirazione, posso darvi qualche consiglio su come vestirvi, come truccarvi per San Valentino, sia che lo festeggiate con il vostro ragazzo che con un gruppo di amiche. È comunque divertente prepararsi, farsi belle, magari appunto anche in compagnia delle vostre amiche. Quindi niente, queste sono le mie proposte, spero che il video vi piacerà e vi auguro un fantastico San Valentino. Se proprio non avete né amici né ragazzi che possano farvi compagnia in questo giorno, sappiate che ci sono io che sono disposta a venire a un appuntamento con voi, quindi non siete soli, non preoccupatevi. La prima idea trucco che vi propongo è la più dolce, innocente, basata interamente su colori rosati. Inizio stendendo un primer su tutta la palpebra per garantire la lunga durata dell'ombretto. E poi uso un colore rosa chiaro matte come colore di transizione fra l'ombretto e la palpebra. Per dare definizione al trucco e scurire l'angolo esterno dell'occhio, uso questo ombretto viola metallizzato sull'angolo esterno e sulle ciglia inferiori. Per dare luminosità allo sguardo, invece, uso questo rosa perlato dalla mia Naked e lo applico sull'angolo interno, seguito da questo ombretto luminoso bianco perlato. Piego le mie ciglia e uso questo mascara Too Faced sia sulle ciglia superiori che inferiori. Delineo il contorno delle mie labbra con questa matita MAC rosata e poi lo riempio con un balsamo labbra Revlon a lunga tenuta dello stesso colore. Il secondo look che vi propongo è un po' più adulto, un po' più misterioso ed è basato su toni neutri e metallizzati del grigio e del marrone. Comincio come sempre stendendo su tutta la palpebra mobile un primer per garantire una durata maggiore dell'ombretto. Dalla mia chocolate bar prelevo questo beige dalla tonalità fredda e lo uso come colore di transizione fra la palpebra e l'ombretto. Stendo questo grigio metallizzato su tutta la palpebra mobile e nell'angolo interno dell'occhio. E uso un colore più scuro della stessa tonalità per l'angolo esterno dell'occhio e la linea delle ciglia inferiori. Dopo aver sfumato il tutto con un pennello pulito, uso un ombretto bianco perlato per dare luminosità all'angolo interno dell'occhio. Piego le mie ciglia e uso un mascara volumizzante sia sulle ciglia superiori che su quelle inferiori. E infine concludo il trucco delineando il contorno delle mie labbra con una matita e le riempio con un rossetto liquido nude. Per poi fissarlo con una cipria trasparente per renderlo matte e a lunga durata. Il primo outfit che vi propongo si abbinerebbe perfettamente al trucco rosato perché è basato su colori chiari, ha un aspetto dolce, leggero ed è leggermente elegante ma non troppo. Quindi perfetto per un appuntamento perché vogliamo vestirci in modo carino ma che non richiede un abbigliamento formale. Per creare questo look ho abbinato una gonna vita alta borgogna e un crop top bianco ricamato e come accessori ho scelto degli orecchini dall'aspetto elegante e delicato, brillantinati, e un anello che alludesse al tema dell'amore San Valentino. E come scarpe ho scelto di utilizzare semplicemente le mie All Star bianche per mantenere il look disimpegnato e casual, ma potrebbe essere tranquillamente anche abbinato a scarpe più eleganti. Il secondo outfit invece è decisamente più elegante. Per restare in tema, il colore dominante che ho scelto di usare è sempre quello del viola e il rosa.
E infatti per creare questo look ho abbinato una maglietta aderente a maniche lunghe viola e una gonna a vita alta lunga grigio scuro. Le scarpe che ho scelto di utilizzare sono dei sandali viola, ma questo look potrebbe tranquillamente anche essere indossato con delle scarpe chiuse o con delle décolleté. Ovviamente questi outfit sono fatti per essere indossati all'interno. Non provate nemmeno a uscire così senza indossare una giacca, ve lo dico per esperienza. E infine, come accessori per concludere questo look, ho scelto degli orecchini pendenti argentati. Se vi è piaciuto questo bel pollice in su, scrivetemi qui sotto cosa ne avete pensato e come festeggerete San Valentino. E iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. In più, non dimenticatevi di iscrivermi anche al mio secondo canale. Trovate il link qui sotto nell'info box se volete essere partecipi della mia vita privata e quotidiana e vedermi un po' più spesso. Prima di concludere questo video volevo fare gli auguri a un paio di persone. Innanzitutto alla mamma di Lauri02122003 che mi ha scritto su Instagram che il compleanno di sua mamma è proprio il 14 febbraio, cioè il giorno di San Valentino, quindi ti mando tanti bacioni, tantissimi auguri di buon compleanno. E poi ci tenevo soprattutto a fare gli auguri a Sara, che si chiama Sara Porro, se mi ricordo bene, ma il suo nickname su Instagram è Sari OK, che mi ha scritto una quantità incredibile di messaggi carini. È sempre davvero gentilissima e dolcissima con me. Ho scoperto che compiamo gli anni lo stesso giorno, cioè il 13 febbraio, che è domani, quindi sì, io compio gli anni domani, è il mio 18° compleanno e sono molto... Tenevo, oltre a fare gli auguri a me stessa, diciamo, sono molto emozionata, fare gli auguri anche a Sara, perché appunto è stata sempre così gentile con me e mi fa piacere che possiamo condividere un compleanno, e quindi ti faccio tanti auguri di buon compleanno. Non so quanti anni compi, però comunque tanti auguri, spero che avrai una giornata fantastica, un anno fantastico e ti mando tanti bacioni. Questo è tutto, spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Oh, sbam!